Andrea, c'è il tecnico del Parma, Roberto D'Aversa, che ringraziamo e salutiamo. Roberto D'Aversa, soddisfatto anche perché dopo tanti risultati negativi contro il Pescara, sia quando era la guida del Lanciano ma anche nella gara di andata, tanti bocconi amari, oggi c'è stata questa vittoria, al di là di tutto D'Aversa sicuramente meritata per il Parma. Ma credo che se si analizza la partita, sia per l'amore di gioco e per le situazioni da gol create, credo che il risultato sia giusto. Sicuramente un centrocampo più muscolare è stato costretto a schierare D'Aversa per via delle assenze, però un centrocampo che ha tenuto benissimo e soprattutto lì davanti c'è Calaiò, grande qualità. Sì, per quanto riguarda il centrocampo, sì, sicuramente avevamo struttura ma avevamo anche qualità, perché Dezzi e Munari oggi hanno fatto veramente sotto l'aspetto tecnico una grande partita, e Calaiò lo dimostra il fatto che l'ho fatto giocare dall'inizio, perché è un momento che sta bene, è un attaccante che è molto importante sia a livello realizzativo ma anche e soprattutto per quello che fa in fase difensiva, e di conseguenza quando tutta la squadra vede il proprio finalizzatore, il proprio centravanti applicarsi in quella maniera in fase difensiva, di conseguenza trascina tutta la squadra. D'Aversa, vittoria meritata anche perché siete stati bravi a non far praticamente quasi mai tirare in porta il Pescara, una parata di Frattali nei 90 minuti, nel primo tempo non avete corso rischi, un rischio o forse qualcosa in più nella ripresa, però siete stati bravi a ridurre davvero al minimo i rischi. Sì, diciamo che dispiacere per il gol subito, però credo che la lettura della partita da parte dei ragazzi è stata perfetta. Non era semplice, perché nel momento in cui c'è il cambio dell'allenatore, comunque una scossa all'interno dello spogliatoio c'è sempre, no? Abbiamo cercato di sfruttare le difficoltà di una squadra che magari viene da un periodo che non fa risultato, e siamo stati bravi in questo. Il Parma è lì in zona playoff, ovviamente continuerete a coltivare questo bel sogno. Ma credo che debba essere un obiettivo minimo per la rosa che ho a disposizione, credo per il percorso che stiamo facendo, perché bene o male credo che siamo sempre stati nell'arco di tutto il campionato, sempre dentro i playoff, addirittura anche a volte primi in classifica. E siamo una neopromossa, 2 anni fa la squadra era in Serie D, quindi cercheremo di fare il meglio possibile, pensando ogni singola partita, una partita dopo l'altra. L'ultima sul Pescara, come l'hai visto? In piena crisi, demoralizzato, è stata una settimana un po' particolare. Frutto di un momento, a me non piace parlare degli altri, quando non vengono i risultati magari l'autostima viene meno, le certezze vengono meno, quindi si fa più difficoltà, no? Nel cercare di giocare o di cercare di fare le cose più semplici possibili in maniera serena, però ripeto, quello che mi interessa è pensare a casa mia, e credo che gli aspetti da migliorare rispetto alla partita di Salerno sono stati migliorati, che era quella di concretizzare le diverse occasioni da gol create e di una gestione palla, penso, fatta in maniera egregia oggi, anzi ottima.